Gli integratori di vitamine e sali minerali sono veramente necessari alla nostra salute? Sono indicati per tutti? Oppure sono una delle solite tante fregature architettate per potervi vendere qualcosa in più? Bene, oggi lo scopriamo assieme! Bentornati su Help Me Food, io sono sempre Pasquale, il vostro Nutrition and Lifestyle Coach. Molto spesso sentiamo parlare dell'importanza che la nutrizione ha sulla nostra salute e nel modo in cui questa possa impattare appunto sulla nostra salute, di come anche una dieta corretta e bilanciata dovrebbe essere sufficiente a provvedere alle nostre corrette quantità di vitamine e minerali, i cosiddetti micronutrienti. Eppure anche se queste linee guida generali sono considerate come legge, troviamo comunque i nostri supermercati e le erboisterie o nei negozi health shop con scaffali ripieni di integratori e supplementazioni alimentari che promettono di aiutarci a mantenere e a raggiungere i livelli dei nutrienti a livelli, diciamo, ottimali. Alcuni di questi prodotti forniscono singoli elementi, come ad esempio solo la vitamina C o solo lo zinco, per citarne due, mentre altri sono degli integratori multivitaminici che, diciamo, racchiudono un ampio spettro di nutrienti, sia minerali che di vitamine. Per cui la domanda è se questi integratori veramente funzionino o se siano solo una fregatura, o se siamo appunto di fronte a un semplice mito. Magari, come molti potrebbero dire, architettato ad opera dei produttori per propinarci a sta roba da comprare praticamente. Scopriamo se sono prodotti utili oppure se sono le solite cose per spillarci i soldini. Bene, vi sembrerà strana come risposta, ma in realtà potrebbe dipendere, nel senso che le linee guida dell'Unione Europea solitamente non consigliano l'utilizzo di tali prodotti, non ritenendoli appunto necessari. Così come facciamo anche noi in Italia con le nostre linee guida, non se ne vede la necessità. Ci viene consigliata semplicemente l'assunzione solo in presenza di particolari pesanti carenze, estreme carenze di particolari elementi, e che una dieta equilibrata e sana provvede tranquillamente a tutte le nostre necessità. Di solito quando ci troviamo di fronte a forti carenze è solitamente il medico di base oppure il dietologo o il nutrizionista che ci prescrivono appunto queste integrazioni. Se invece guardiamo dall'altra parte del globo, in particolare se gli Stati Uniti d'America, gli integratori sono caldamente consigliati. Infatti gli viene fortemente sponsorizzata l'integrazione alimentare con prodotti solitamente multivitaminici e multiminerali, come, diciamo, un'abitudine che dovrebbe essere seguita in maniera giornaliera. La ragione che viene data a questo consiglio è che l'integratore provvede a creare delle fondamenta di tutti i nostri nutrienti necessari, sul quale poi a costruire attraverso l'alimentazione bilanciata tutto il resto. È un po' come avere una casa, un ottimo progetto, ma che ha delle fondamenta belle salde, e in questo modo ha modo di resistere più a lungo, diciamo, alle intemperie. Per cui, come diceva un noto giornalista, la domanda sorge spontanea: chi ha ragione? Beh, sono convinto che in base alle scuole di pensiero, qualunque sia il mio giudizio personale su questo argomento, troverò sempre qualcuno convinto dell'esatto contrario. Cosa preferireste che io rispondessi? O meglio, qual è la vostra idea in merito alla integrazione alimentare? Un'arancia oppure un kiwi sono sufficienti a provvedere un apporto della vitamina C, ad esempio, che è necessaria? Oppure abbiamo bisogno di incrementare e di supportare il suo apporto con un integratore alimentare come un multivitaminico? E poi, sono questi integratori capaci di coadiuvare o sostituire interamente gli apporti dei micronutrienti? Per come la penso io, non credo affatto che gli integratori siano dannosi. E questo viene da diverse considerazioni che vi andrò a fare, ma prima di darvi questo elenco di ragioni volevo darvi anche un consiglio, che è il solito consiglio che vi do: leggete sempre le etichette per bene, con attenzione. Le informazioni che trovate, che sono presenti, vi daranno dei dettagli importantissimi sulla composizione di questi prodotti, e sono lì apposta per questo, per aiutarvi a capire. Vi diranno cosa stai esattamente assumendo, in che quantità e concentrazione, e la qualità di queste. La stessa cosa vale, ed è anzi molto più importante, per quanto riguarda il cibo. E mi riprometto sempre di fare un video sulle etichette, e prometto che lo farò prima dell'estate, giuro. Giurin giuretto. Comunque vediamo questi aspetti da tenere in considerazione secondo me. Numero 1. Gli integratori non sono medicine e per cui non è necessaria una prescrizione medica. Questo dipende anche dal fatto che le dosi, pur essendo indicate come il 100% della dose consigliata giornaliera, sono solo delle minime dosi necessarie affinché il nostro organismo possa evitare delle patologie connesse a delle carenze o delle assenze di particolari elementi,
come se ad esempio se avete guardato il mio video sulla vitamina C, la sua assenza causa lo scorbuto. Numero 2. Per lo stesso motivo che ho appena detto, con gli integratori non c'è il rischio di raggiungere il limite massimo giornaliero di un qualsiasi elemento di base, sia vitaminico che minerale, scongiurando per cui la possibilità di realizzazione di reazioni avverse dovute al sovradosaggio. Per cui non si tratta di megadosi che possono raggiungere quantitativi così tossici per il nostro organismo. Le dosi massime per un'eventuale tossicità sono in alcuni casi veramente elevatissime e con un multivitaminico non le raggiungete sicuramente. Numero 3. Al giorno d'oggi per molte persone è quasi impossibile ottenere ogni singolo giorno il 100% della RDA di vitamine e minerali dalla sola dieta. Molta gente fra lavoro, cattive abitudini, la fretta, nell'alimentarsi male, nella scarsa attività fisica per citare alcuni motivi e molte altre ragioni, vedo molta difficoltà e poca capacità a raggiungere questi obiettivi, perlomeno fino a quando non ci convinciamo ad avere uno stile di vita sano, equilibrato. Numero 4. Darete al vostro organismo la possibilità di ottenere ogni giorno il 100% delle dosi consigliate per un importante e corretto funzionamento e durabilità dell'organismo stesso. Abbiamo bisogno ogni giorno di tutti questi elementi perché tutte le nostre funzioni vitali, come la trasformazione energetica, la vita della cellula, sono dipendenti dai micronutrienti. Pensate ad esempio alla vitamina B12, carente ad esempio nell'alimentazione vegana, è tanto importante per il funzionamento del nostro sistema nervoso. Numero 5. Gli integratori multivitaminici sono sempre prodotti in maniera tale da venire incontro alle esigenze delle diverse fasce di età o di specifiche necessità, ad esempio ci sono quelli indicati solo per gli uomini o per le donne, per i bambini o per gli anziani, o per le donne in menopausa o per quelle in gravidanza. In questo, quello che cambia non è la qualità del prodotto, ma semplicemente il dosaggio dei vari elementi che viene variato ed aggiustato in base alle esigenze, per cui per non creare una variazione negativa nella omeostasi del nostro organismo. Numero 6. Nella produzione degli integratori, le case produttrici tengono sempre in considerazione la disponibilità del singolo elemento nei vari alimenti, per cui questo spiega come mai alcuni elementi sono presenti in maniera molto bassa all'interno degli integratori alimentari. Per esempio, per citarne uno, la vitamina K sarà sempre presente in quantità e in maniera ridotta rispetto ad altre vitamine perché, essendo presente in qualsiasi tipo di alimento, sia di origine animale che vegetale, una sua carenza è quasi impossibile. Inoltre, gli elementi minerali e vitaminici sono dosati in modo tale da non creare degli antagonismi. Infatti, i sali minerali e le vitamine sono sempre in una certa competizione agonistica, se possiamo usare un termine sportivo. Basta pensare alla famosa pompa sodio-potassio, nella quale il sodio e il potassio tendono a combattere fra di loro per avere l'egemonia. Quindi se prendete multivitaminico siete a posto? No, cari miei, non siete a posto assolutamente per niente. È un grave errore pensare che il vostro multivitaminico da solo sia sufficiente. L'integratore serve solo ad avere un aiuto iniziale per raggiungere le dosi minime consigliate giornaliere, ma non può mai sostituirsi a un buon piano alimentare. Come dicevo prima, è una fondamenta. Se non seguite una dieta sana e bilanciata, anche assumere un integratore multivitaminico su base giornaliera non servirà a molto. Lo stesso vale anche per le forti carenze di particolari vitamine o di elementi di sali minerali. In questo caso, solo un integratore specifico, prescritto dal vostro medico o da un nutrizionista o un dietologo, possono riportare la carenza a livelli ottimali. Consiglio solitamente alle persone anziane di assumere sempre un multivitaminico. A volte gli acciacchi o dolori che si pensano essere solo inerenti all'età possono essere invece causati da particolari carenze per le quali una supplementazione vitaminica e di minerali può riportare, diciamo, una soluzione in poche settimane. Ed anche perché, come ben immaginate, con l'invecchiamento il nostro organismo tende sempre ad essere un po' più vulnerabile e meno efficiente di quanto non lo fosse quando eravamo giovani. Per esempio, io ne ho 41 e mi sento vecchio. Che integratore vi consiglio? Bene, al giorno d'oggi il mercato offre una considerevole quantità di marche e di prodotti. Potete veramente trovare quello che volete. Masticabili, aromatizzate, colorate, in pillole, in gocce, ce ne sono veramente per tutti i gusti. Se volete, forse trovate anche quelle che ve le porta Batman di persona. Il mio consiglio è che se non l'avete mai usato, è quello di cominciare con un integratore ad alto dosaggio e una volta finita la confezione, di solito sono da 30 compresse, passare ad uno a bassi dosaggi.
Così, per caso, se avesse avuto delle carenze importanti, in particolari elementi, potreste prima di tutto riportare la situazione a un punto, diciamo, di bilanciamento ottimale e poi continuare a tenere bilanciati i vostri livelli minimi. L'integratore ad alto dosaggio di solito io propongo la BioCare, ma se devo essere sincero, una marca vale assolutamente l'altra, nel senso che la chimica è quella. Una molecola di vitamina C o di vitamina E non cambia fra un prodotto e l'altro, sono sempre la stessa cosa. Non fatevi fregare dal marketing. E infatti, se guardate bene i prezzi sulle confezioni, all'aumentare del prezzo, quello che semplicemente aumenta è il dosaggio dei vari elementi, vitamine e minerali, per cui state pagando in più il fatto che ce ne sia di più dei singoli elementi. Per praticità, comunque, vi lascio qui sotto il link di quello che uso io, ma come ho detto, non c'è differenza alcuna. Quello che volete prendere, prendete tranquillamente. Ci sono alcune persone che evitano quei particolari prodotti con cerevari, addensanti particolari e così via. Se i prodotti sono approvati a circolare nell'Unione Europea dalla EFSA, non esistono danni comprovati scientificamente per la nostra salute. Comunque, se proprio non vi doveste fidare, prendete quelli che volete, senza fare nessun tipo di distinzione. Per cui, in conclusione, il mio consiglio è di non essere troppo sospettosi sulle varie teorie del complotto che questi prodotti debbono essere per forza dannosi, come un po' tutte le teorie del complotto che vengono applicate a qualsiasi cosa. Guardate solo ed esclusivamente i fatti, informatevi da fonti indipendenti e poi prendete la vostra decisione con serenità. Qui nessuno vi sta obbligando a prendere per forza l'integratore alimentare multivitaminico e multiminerali, ma volevo dare comunque, come al solito, la mia opinione in merito e volevo che fosse la più chiara e sintetica e imparziale possibile. Voi, per esempio, cosa ne pensate delle multivitamine? Li prendete già? Non li avete mai presi? Siete dubbiosi? Vorreste cominciare? Perché non me lo fate sapere qui sotto nei commenti? Farebbe molto piacere sapere la vostra opinione riguardo a questo. Come sempre, che vi ricordo che se ci sono argomenti di cui vogliate che io tratti, fatemelo sapere lasciandomi magari un commento qui sotto e risponderò a tutti. Potete anche farmi sapere che argomenti vogliate che io tratti inviandomi una email al mio indirizzo info@healthmefood.com. Vi ricordo inoltre che potete seguire anche tutti i miei video sotto forma solo di podcast su iTunes, Spreaker e Spotify, così potete ascoltare la mia voce soave, calabro, irlandese, italiana. C'è un po' di tutto là. Cercate Pasquale Riganello nel campo di ricerca, vi apparirò io come una volpe a caccia dell'uva. Era così, no, la cosa, una volpe e l'uva, o era il colvo e la volpe? Vabbè, qualunque cosa, dai. Vi ricordo anche che sono presente sui social networks come Facebook, Instagram e Twitter e che, in caso vogliate una consulenza in campo nutrizionale, potete sempre contattarmi via email e io ricevo anche i miei clienti in persona qui in Irlanda, ma anche in Italia via Skype. Potete trovare tutto sul mio sito internet www.healthmefood.com. Vi lascio andare anche per oggi, mi è rimasta una sola cosa da dirvi, che è anche quella più importante, che è eat well, live well and smile. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!